Mi mette a piangere in cinese. Ora, in posto i tuoi. Sempre quelli lì, GHJ, BNM. Io uso gli stessi. Ok, sì, tu sempre quelli ti faccio usare. Ok. Metà del 1996. 96. Oh yeah. Cammini. Ok. Tanto sono i primi tre ti servono. GHJ. Ma se serve più a fare. Venga. Tanto. Ok, poi mi lagga. Devi mettere tu quel conto. Baba, thank you. Thank you. Vai, spara. Non è che sto prendendo niente. Non è ceduto. Io sono morto per mai. Lo sai che è uscito il remake? Metta a sparare, questo non fa niente. Non spara. Ah, ecco. Guarda che lei tre tasti ha. Ma io posso saltare. Come? Guarda! Esca, esca! Ma lei vuole morire. Ma come mi fa? GHJ, tre tasti A. Dove sono? Ma dai, ma un colpo e muore! Sì, ma me larga Dio, creepio. Non mi vuole già passare giù. Ma io sono stupido, no, 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 aspetta. Ma ti devo infestare io quella cosa, forse. No, 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 non ti preoccupare. Ma il coltello come si usa? Devi sparare proprio attaccato a lui. Sì, ma lei posso dire che mi ha aiutato in questo. Però questo è un gioco troppo facile. Troppo? Ah, ci sono andato addosso alla mia spinta. Meow, meow! È di machine gun! Non mi impazziamo! Oh, aspetta, you are very angry! Perché qui c'è un segreto. Fermo, fermo! No! Bro, la bamba! Non lo liberare. Rocket launcher!
andare sulla nave. Però quando spanda poi. Ma io sai che. Cosa ho detto? No! Ancora! Bangkok ho detto! Devi uscire! Cazzo! Mi ha messo il pezzo! Thank you! Thank you! Hey, nice! Il boss over there! Oh no! Si è abbassato. Ma lei deve dire come giocare, io gioco da questo prima che lei arrivasse. Ma lei non ha visto il game da qua. Sì, mi ricordo che avete fatto queste cose giovanili, mi sembra. Abbiamo fatto l'1, il 2 e il 3. E lì. È dura? Allora, per rientrare in gioco devi cliccare il tasto 2 come secondo giocatore. Non ti sparava perché devi cliccarlo in continuazione. Dai, ma cosa? Ma chi? Ma tutta sta cosa? Ma riescono pure danno. Senti. Cazzo, cazzo. Cos'è che mi sono perso? Dove è fatto, dai? Mi sentivo dopo. Non è colpa mia. Non è di genere. No, mi sento dopo. Ma non è colpa mia, io tutto spento. Lol. Io ho tutto spento. Allora forse le mie cuffie. Ma la live si sente bene, chi c'è in live? Hai le cuffie altissime, io sento l'audio del gioco altissimo. Cos'è qua? Un filmato. Allora aspetta. No! Abbasso il gioco. Non è sto vergognare. Ah, attento qui. Salta e lancia le bombe. Mi senti meglio? Io ti sento bene. Quanto dura? Finché non lo uccidiamo. No, non lui, dico il gioco. Beh, tu, la maggior parte di Metal Slug sono 6 livelli. E questo è il livello? Già 2 o 3. Io dico che è fattibile, cioè nel senso, li posso anche categorizzare. Ma se non li giocassimo veramente tutti di fila, ma ogni tanto per Metal Slug, perché... Come dire, tipo come dire, beviamo un bicchiere d'acqua ogni tanto. Non ho capito. Andiamo avanti. Non ho capito. Mamma mia, lei non capisce niente. Volevo dirle... Ma se al posto di giocare subito dopo questo il 2 facessimo una cosa più intelligente, cioè ogni tanto giocassimo ma non di fila. Ah, nel senso che nella prossima parte facciamo il 2, poi nella prossima parte. Magari non proprio ogni parte 1, però.
Nel senso, non ha senso giocare tutti di fila, poi magari se riusciamo anche a finirli possiamo fare tipo una let's play. Aia, fanculo. Ma infatti. Ma il mio intento è tipo questo qui, lo sai che se lo finiamo, ma credo che lo finiamo proprio, ne esce una parte intera proprio creata. La converto. Ma me ha ammazzato. Sì. Ciao. Aspetta, aspetta. E come salto lì? Aspetta. Ok. Aspetta. Sparo il danger. Dai. Proprio. Mamma mia, è la parte più difficile del gioco. Oddio. Ma lei lo sa a memoria. Io sì. Io non me la ricordavo queste perle. Ma dobbiamo affrontare il pelato nudo. È pronto? Ma questo è quello del gioco di prima. Il gioco di prima. Aia. Ma lei è cattivo. Mi fotte le cose. Sparalo da lontano. Ma perché non spari? Ma c'è una barra della vita. È il suo colore della pelle. Ma è razzismo questo gioco. Quando diventa rosso rosso muore. Lancia le bombe, lancia le bombe. Sotto il culo. Ma siamo già a metà gioco? Credo di sì. Ahia, io un punto salto e proprio dove c'è la bomba. Meno male che abbiamo i cosi infiniti. Eh sì. Thank you. Thank you. Mr. Roger. Ma ora sto inculando il carro armato. Ho visto. Guarda! Ma l'hai scostumato, lo sa? Sì, ma io vorrei morire. Ma sì, proprio. Ah, bello! Mi sa che questo era il... Ah, sotto c'è scritto, livello 4. Hai visto? C'è scritto tutto. Non so dove sia. Ah, mi sa che c'è un boss. Mamma mia, però. È difficile. Tu immaginati da cabinato a giocarlo e finire. Sì, però i comandi sono più comodi. Ma tu questo non l'hai già portato sul Let's Play? No, il Metal Slug per me è la prima volta nel mio canale. Sul Gaming Box invece con Kraki l'abbiamo fatti tutti e tre. I primi tre. In cooperativa, come stiamo facendo noi. Ah, quando spara non devi stare davanti a lui. Io me l'ho spostato, me l'ho preso uguale. Rocket launcher.
Intanto. Dai! Però minchia! Sì, sì. E vai. Devi machine gun. Aspetta che controllo per così per sapere. Da cellulare comunque, se non mi sbaglio. Sì. Livello. Ah, mo siamo alla missione 4. Tanto. Tanto. Volevo solo vedere su internet. Bene, stia attento. Blocca un secondo. No, perché se la, tutta la live non è metal flag, capito? Vai, ti guido io, ti guido io con quello che posso. No, ma è lungo comunque. Come è lungo? Che dici? Non siamo manco a metà. Guarda che non è lungo. Vaffanculo. Let's replay. Dai, madonna di Dro. Madonna di Detroit. Attento che ci cade il caramello. Questa non la sapevo. Io sì. Ma perché lei ti mette di me? Adesso. Si attacca. L'ultimo boss sa qual è? No, non ricordo. L'elicottero. Willy Coyote. L'elicottero. Venga, venga. Aspetta, lagga. È una scimmia. È una scimmia. La prendo io. Aspetta che libero qua, thank you. Thank you. Ma lei è una certa età. In che senso? Ma non l'ho vista le spine. Come hai fatto a vedere? Che bocca, no? E figurati se non mi colpiva! C'è il coniglio! Troppo tardi. Una scimmia! Ah, boss, boss, boss! Tu quello di sopra, quello di sopra. Sono due boss. Come si scende? Così. No, wow. Ma dove sei tu? Sono morto. Le bombe sono efficaci. Uno l'ho ucciso. Benissimo. Livello 5. Quanti livelli sono? Volevo leggere, ma lei mi ha detto no. Va, va, vado adesso. Approfittane quando è tutto fermo. Parami. Okay. Ma qua dice sempre level 1, qua dice di nuovo level 4. Se vuole un consiglio si muova. Ah, aspetta, però me lo ricordo. Te lo ricordi? Questo sì, me lo ricordo. Comunque il Metal Slug che mi è rimasto più impresso è stato l'X o il 2? A me il 2 quello è l'unico che ho finito. E sarebbe un X diverso. X sarebbe tipo una remastered del 2. Ah cazzo, non ho visto. Uscito per PlayStation 1. Io sto anche giocando sullo schermo piccolo e quindi. Ah, si può. Ma lei ha una certa età. Thank you. Thank you, thank you. Armato
Vai, infatti io ti spiego la schedula, tu ce l'hai nonnina? Cosa c'è lo Silvestro? Guarda! Ma si può fare qualcosa con la nonnina? No. Ma è sicuro? No. Allora. Oh, santo cielo Silvestro. Sì, ma lei mi ha ammazzato però. Io non posso ucciderlo. Ma però vorrebbe. Tanto, tanto. Sì. Boss? Non mi ricordo. Ma no. Ma si può salire. Bisogna distruggere là. Mi pare. Ah, mandaglielo indietro. Ok. Guarda fare pugnette. No. No. Aiuto. Molto casinaro come gioco. No. Ma fanculo però. Proprio quando mi metto tranquillo mi attaccano. E me sempre. Boss. Oh mamma mia, questo qua. Tanto. E wow. Ah, mi ha preso. Ok, easy. Devo dire che lei è molto bravo. Beh, io sono in giro. No, missione 5 completata, quindi siamo alla missione. Cioè, dopo il 5 viene il 6, non so da te cos'è però. Ah, final mission. Ah sì, siamo alla missione finale. Allora level 4 si intende forse il livello 4 di exp, giù, non lo so. Ma secondo me sì. O di difficoltà forse. Non so. Allora, ti ho detto che non dura niente. Ma sto gioco sarebbe ambientato nella guerra del Vietnam, lei che sa. Cioè che cosa, che guerra sia. No, sinceramente non. Guerra fittizia, tutto. Non ho dei dubbi su questo. Sono abbastanza sicuro che sia per la guerra del Vietnam. Ma mi sa che inganna, eh. Non è la missione finale. In che senso? Che dice che siamo alla missione finale, ma non è la, la missione finale. Ah, c'è un vero finale poi. Sì. Ma sa che lei è molto anziana. Aspetta. Sti cazzo di cose, io ti giuro li detesto. I thanks, come si dice in inglese, non intendi grazie, intendo proprio i thanks. I perannati. Ma lei lo sa che quando... No, aiuto, aiuto! Ma tu lo sai che quando io ringrazio dico carramati. Sì, per forza. Non potresti dire altrimenti. Mamma mia. A questo che c'erano. Eravamo nei cabinati col cazzo che arrivavamo qui. Sì, andavamo lire su lire. Oh, il domodeo. Vai sotto, io vado sopra. Vai sopra, io vado sotto. Okay. Ah sì, è la missione finale. Qui è chisso. Ah no, è il boss finale. Ma già è finito il livello? No, scherzo. Anche... Ah, io qua sono finito. Minchia, i comandi invertiti ci mancavano. Io qua sparo all'impazzata, to. Deve colpire gli aerei. Buongiorno, diciamo che l'avevo immaginato, non so da che cosa però. Che sui morti faccio io, le spara tutti. Aia. Prendi
Dove sono? Poniamo i denti. Ok. Vai. Dai. Ok. Vabbè. Mi piacere. Cazzo. Aia. Ma le piace il film Lo Squalo? Sì. Da piccolo uscivo pazzo. Anche tu hai paura degli squali? Mm? Anche tu hai paura degli squali? No. Come però no, quando ora... andavo a mare. Quando andavo a mare poi avevo paura. Vedi allora quello che ti stavo dicendo. Guardavo sotto. Ma anche tu c'avevi quella cosa che lo sapevi che non c'erano gli squali, però allo stesso tempo dici ma non è che c'è uno squalo. Sì. Vero? Sì sì. Attenzione. Ti devi preoccupare, fa culo. Stasera 11:30. Sì. Mi chiama bloccato. Ciao Homer Simpson, bro. Ciao. Oh. Attenta a questo qua. No. Ah sì, siamo al boss finale. Qui, ora a destra a fare l'elicottero. Chi sto boss finale? Sì. Te lo vado. Ma che è sto rumore? Ah, il gioco. Ha tanta vita. Non c'è più. È già morto due volte, eh. Sei pure. No, io non, ancora no. Ora sì. Ma sono mandata. Ah, cosa ho schivato? Aspetta, pausa. Intrattenga. Intrattengo. Chi c'è in live? Cari consozi. In un mondo che non si vuole più. Respiriamo liberi, io e tu. Non avevo niente da fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. Non mai avere da dire, ragazzi. Il tempo stringe, il derby tra pizza magia e pizza stracazzo rinuncia a mannà per paranoia. Mi pare che devo decidere se... Corre, mi padre o mi madre, me la rinanco.
indicibile sta cosa del libero arbitrio. Vorrei un tutore legale che sceglie al posto mio a cui gli posso eventualmente dare la colpa. Però devo far fretta perché sento che il cameriere già si sta a farlo del culo. Lo guardo e i miei occhi c'è tutto il dolore di una serata in cui 400 persone prima di me non sapevano che mangiare, ordinavano 40 cose insieme e gli rimandavano indietro la roba. E io sono l'ennesimo anello di quella catena dei rompi coglioni e gli vorrei soltanto dire: lo so che stai così, lo so che stai qua a servire da tavolino alle 2 di notte e quando stacchi gli amici tuoi stanno tutti a dormire a scopare, a te rimane solo da andare a cercare il cocca a San Basilio per restare sveglio a pippà con un collega che te sta pure sul cazzo. Ma questo passa il convento se non vuoi campare solo per lavorare per dormire. Io capisco tutto. Ma non so che scegliere, anche se sono consapevole che ci sono soltanto 2 scenari possibili. Scenario A, io ordino una margherita e se ordino una pizza sto cazzo e me la passa già. Non è buona del più, è la pizza che ha ordinato Gesù Cristo all'ultima cena. Ma io posso dargli soltanto un morsito perché non l'ho ordinata io. Quindi poi rimango a pensare come ho sprecato la mia vita per la paura di fare certi passi, ho preferito rimanere invece attaccato alla routine del mio partito paludoso, distruggendo le relazioni che avevo giorno. Esco da qui. Ciao, stavo guardando una cosa di Zero Calcare. Ma anche tu te l'avevi visto strappare lungo i bordi? Sì. Ti è piaciuta? Sì, dai. Va bene, ricominciamo, dai. Ok. Attenta. Ma lei mi dice che io muoio, però quando lei non mi dice nulla io vado bene. Lo sa? No. Un thank you. A ridere che tu dici un thank you. E come che cazzo si chiama? Mi sa che è quasi morta. Comunque io voglio molto bene, signore Domenico. La ringrazio altrettanto. Che lei mi permette di riscoprire queste memorie perdute. Ti piace sto gioco? Ma è simpatico. Io l'ho fatto tutti io. Ma infatti, non voglio dare inizio del gioco che rompi il cazzo, non te lo volevo dire, ma... No. Vabbè, ma sto è invincibile qua. Ineruttabile. Insuperabile. Salta e lasci le bombe. No, wow. Stai fermo. Fammi prendere il tempo. Ma di nuovo, ma l'ha capito che mi sto sul cazzo. Ma tu pensi a uno che deve mettere il gettone ogni volta? Capito. No, di nuovo. 50 centesimi. Come si fa a evitare questo attacco? Non si può. Ma allora è un gioco cattivo. È morto! L'hai ucciso. Bravo. L'ho ucciso. Vediamo il filmato. Ma che filmato? C'è il filmato. Al macro. È stato grande. Mission all over. Guarda, vediamo quanti punti. 22 continue, tutte e due uguali. Ho fatto più punti io però. Ma sì, ci credo, rubavi tutto. Metti il tuo nome, dai. Di. Oh. Aspetta. Aspetto lei, eh. Perché non mette il suo nome? Che vuol dire P6? Passa un culo. Ok, mi sembra giusto. Ok, è stato un bel let's play. Ok, vediamo che succede. Ecco il filmato. Che incredibile effetto 3D. Super Vehicle 001 Metal Slug. Così si chiama. È stato un let's play difficile durato una vita. Sono Ikea. Ma tutti i crediti ci dobbiamo guardare? No.
No, ma era bello perché il cazzino di carta arrivava alla fine da una parte. Vabbè, allora vediamolo. Quindi questo lo estrapoli poi. Sì. Questo è diventato un let's play, l'abbiamo già fatto. Cioè, tu ti rendi conto che qui ho tutti e sei? Vabbè che c'è il Metasal 7 pure. Ma è uscito pure XX. Io ora, ripeto, eviterei di giocare al 2, Lo lascerei per so, una lo puntata. facciamo in un'altra parte. Lì c'è la nonnina. Dov'è? Akio Susumu, lo conosci? Il mio fratello. Max D chi è? Max Giusti. E Tomohiro? Tomodachi Life. Ma quello che fa si piscia. In pratica sta ripercorrendo tutto quello che abbiamo fatto. Nazca Corporation. Eccolo. Il boss finale. Ah, lì che chiamce. Piange sotto le stelle. Come tutte le persone. Fine. Le è piaciuto? Perché in francese fan? Vabbè. Che lui dà Fine. un fastidio. Come game over. Pace per sempre. Proprio la pace abbiamo ottenuto. Sì, con la Russia. Io sono primo e tu secondo. Ok, fine. Ciao. Beh, non poteva essere altrimenti. Ok, ora vediamo un altro gioco.